Il Bellaria che cambia tutto, che perde i pezzi sul mercato in attesa di una vera e propria rivoluzione societaria. Era attesa quest'oggi da una sfida ai limiti dell'impossibile, quella col Parma, autentico dominatore di questo girone di Serie D già segnato in partenza. Un Parma che ci mette 12 minuti per sbloccare il match, l'assist da parte di Lauria, il gol di Corapi, il vantaggio del Parma dopo 10 minuti in cui i parmensi le avevano provate tutte per sfondare. E allora si può giocare sulle ali dell'entusiasmo, se ne va da padrone dell'area di rigore Barai, che poi trova con l'interno destro il punto più lontano della porta, difesa da Calderoni. 2-0 per il Parma, che continua a spingere, non vuole correre alcun rischio anche sul campo del Bellaria. C'è questo calcio d'angolo al 33esimo, la sponda di Lucarelli, la rovesciata lenta ma efficace, quella di Saporetti, è il gol del 3-0 ed il secondo centro stagionale per il numero 3 del Parma. Parma che così chiude il primo tempo sul 3-0, anche uno striscione di vicinanza dei tifosi del Parma in apertura di ripresa, un legame ormai sempre più solido tra questa nuova società e una squadra che sicuramente cercherà di scalare le categorie in maniera quanto più rapida possibile. Ancora il Parma, siamo al 63esimo, lo scarico da parte di Simonetti sulla sinistra e arriva il gol ancora di Corapi, trova il 4-0, la sua doppietta personale. Un Parma che può tranquillamente chiudere il match anche aspettando che il tempo passi, ma nel frattempo il Bellaria si risveglia e trova con Alessio Indelicato il pallonetto vincente per il gol della bandiera, il gol dell'1-4. Un Parma che però al 93esimo firma anche il punto dell'1-5 con Miglietta. Dunque tutto come preventivato al Nanni, tutto come previsto. È il Parma a espugnare il campo del Bellaria per 5-1.